Oh Andrea, ho portato il nuovo filtro che ho preso per filmarti meglio, sei contento? Che orecchie grandi che hai, nonna, per sentirti meglio questa. No, ma ti serve perché così ti mostra un po' più bello. Sei bellissimo, però. Infatti non ce n'era bisogno per quello. Ma ti sei svegliato 2 minuti fa? No, alla fine no, alla fine il tempo di far colazione e venire qua è passato un po' di tempo. Diciamo che ho ancora la stanchezza della Sicilia in corpo. Beh, ma sono contentissimo di vederti e comunque oggi classicamente apriamo una scatola e mi devi dire, come al solito, di che marchio si tratta, quanto pesa e poi quali sono le caratteristiche. Ho portato anche la telecamerina perché comunque si aggira qua tra noi il nostro mitico coniglio. Sto pensando che potrebbe essere una scarpa della marca Compex. No. Di fatto non ho l'apparel, non ho la maglietta dell'azienda di questa scarpa e di conseguenza vado un po' randomly. Lanciala bene. Ma sei pronto che te la tiro bene? No, va a finire di là, te lo dico già. Vado, Vai. Te l'ho detto che andava a finire di là. Vai! Era già mezzo aperto. No, non ho aperto niente. Dico, era già mezzo aperto perché era facile di là. Allora. Ah, ce l'ho fatta. Da come si apre la scatola sai già di che marchio si tratta. Sì, sono d'accordo. È un'altra? È un'altra, assolutamente. È un'altra scarpa. Da strada o da trail? È da trail, scusami. Tra pochi giorni ci sarà l'ultra trail del Monte Bianco e magari ci potremo anche andare. Mamma mia, in effetti sì, è scarpa da trail bella pesante. No, non saprei dirti il modello anche perché, come ben sai, non li conosco. Dai, fai un piccolo sforzo. La Mont Blanc. La Mont Blanc l'abbiamo già testata. Però siccome arrivava ho detto boh, magari il nuovo modello. In effetti Andrea esce la Mont Blanc Boa, cioè quella con gli agganci laterali. Questa non è la Mont Blanc, è la Olympus 5, giusto? Non ci sarei mai arrivato, direi di sì che è giusto. Guarda che pianta ancora più larga del solito. È uno scarponcino praticamente. Vedo delle coordinate che non so di cosa siano, del Monte Bianco vuoi dire? Dopo il brainstorming ci prendiamo un coffee e chiariamo la cosa, ma prima del brainstorming ti suggerisco di dirmi se è stesso numero o mezzo numero in più. Allora, questa vedo che è il 9,5 americano, non c'è scritto i centimetri, ma 9,5 americano sta al 27,5. D'ora in poi parleremo, te la butto già lì, di solo numeri americani e centimetri, perché sennò la gente continua a chiederci 43 di Nike, a cosa corrisponde in Oca, invece continuiamo a dire che bisogna guardare l'americana. No, direi perfetto. Quindi confermi stesso numero, quella è 9,5, confermi che per te andrebbe bene lo stesso numero. Sì, assolutamente stesso numero, c'è un po' di spazio in avampiede per non farmi diventare le unghie nere nelle discese, ma bella scarpa, dietro ha un tallone davvero, l'area è già un sacco larga, devo dire che è straprotettiva, quindi adesso la provo camminando un attimino, ti zappo tutto il giardino e vediamo come va col grip anche. Ma secondo te quanto pesa? Il peso secondo me è sui 300 grammi circa, anche forse 280, 290. Va bene, facciamo una cosa, brainstorming, ci vediamo tra 5 minuti, fatti una corsetta in giardino e poi magari ti filmo con il coniglio. Mega grip come battistrada, in effetti un carro armato vero e proprio questo. Va bene, ci vediamo tra 5 minuti, ciao! Tra poco! Andrea, allora, prima impressione di queste Olympus 5, la prima cosa che ti chiedo ovviamente è: sei riuscito a capire, quando ti sei bevuto il coffee, cosa indicano queste coordinate? Allora sì, sono andato a stalkerare un attimo a googolare, e sì, in effetti la scarpa è l'Olympus, è il Monte Olimpo,
che sta nello Utah, devo chiedere a Costia, mi sa che ci siamo passati lì vicino più o meno, perché ho visto che c'era Salt Lake City che ci siamo passati di fianco, cioè hanno fatto le Olimpiadi nel 2002 forse. Sì, hanno fatto le Olimpiadi invernali, E invece non potresti guardare un po' Strava? E? Per capire se c'hai corso, no? No, non c'ho corso, ci siamo passati in macchina che ci stavamo trasferendo da una parte all'altra, sicuro non c'ho corso. Ascolta, la prima domanda che ti pongo di questa scarpa è assolutamente la caratteristica principale, è il mega grip di Vibram, come l'hai vista in giardino? Ma no, non l'ho provata tanto in giardino, sennò ti tiravo su tutta l'erbetta. In effetti si vede subito, a parte che c'è il battistrada di diverse densità, nella zona praticamente il perimetro è una gomma molto dura, nell'avampiede un po' nel tallone c'è un'altra mescola grigia, grigio chiaro, che è un pochino più morbida ma sempre duretta, e poi qua nella zona del mesopiede ce n'è un'altra che è molto morbida, che è praticamente la schiuma anche di ammortizzazione, quindi ha tre livelli diversi di battistrada. Mi sembra che come grip non si possa chiedere di meglio. E invece a livello di intersuola e di mescola, come l'hai sentita? Ce n'è tantissima, e comunque una scarpa tra l'altro molto alta. Qua nel tallone c'è un pezzettino duro, credo che serva per evitare che i sassi mi facciano male al tallone, e poi sì, in effetti c'è un sacco di schiuma morbida, confortevole, e guarda qua dietro nel tallone ce n'è davvero tanta, e in generale in tutta la scarpa, quindi direi l'ammortizzazione sta al top proprio per le lunghe distanze, per quei trail duri dove abbiamo bisogno di protezione. È comunque una scarpa davvero protettiva. Sì, no, assolutamente. Poi credo, mi sembra anche stabilissima, c'è una è ampia, forse la più ampia area di appoggio che abbiamo mai visto su una scarpa, e anche sul tallone va ad aprirsi molto proprio per una stabilità al top. A livello di stabilità, appunto, come l'hai vista, e cosa ne pensi di questa scalanatura centrale che parte dal tallone? Beh, tranne la conchiglia, che è comunque un po' morbidina, anzi molto morbida, tutto il resto mi sembra una scarpa che possa andare bene sia per un pronatore che per un atleta neutro, dall'appoggio neutro, perché comunque, come ho detto prima, c'è tanta schiuma e tanta area dove appoggiare il piede. C'è questo pezzettino qua che abbiamo detto prima, è più, secondo me, per assorbire gli urti con i sassi e le pietre. Invece a livello di spazio nell'avampiede e di tomaia in generale, come l'hai vista e cosa ne pensi? Altra la conosciamo già da un po', ha tanto spazio nell'avampiede anche qui, cosa che invece ho apprezzato tanto è un po' di spazio, un po' di respiro davanti, anche con lo stesso numero, per evitare di continuare a toccare dentro con l'unghia dell'alluce. E invece a livello di allacciatura, che era fondamentalmente una delle critiche che sono state mosse soprattutto da alcuni più esperti per le Mont Blanc, cosa ne pensi e come l'hai vista? Bah, guarda, io credo che con questa allacciatura, con questi lacci non si abbiano particolari problemi, perché bisognerebbe toccarli, non è quello spugnoso, che siamo sicuri che non si slaccia, mi sembra un pochino che abbia un po' di grip, diciamo, non è come quelli che stanno facendo adesso sulle scarpe da gara di Nike, per intenderci, che sono impossibili da slacciare, ma ci siamo vicini, secondo me non si slacceranno facilmente. Poi vabbè, io di solito faccio doppio triplo nodo, quindi andrei sul sicuro. Beh, io direi, Andrea, l'ultima domanda che ti pongo è legata al, secondo te, a chi sono adatte queste scarpe. Nei prossimi giorni, comunque, quando saremo a Livigno, faremo un video reality e cercheremo di correre abbastanza forte con queste scarpe, vedremo se ci riusciamo. Secondo te, però, a chi sono adatte? Sì, ecco, secondo me non è una scarpa per i top runner, diciamo, ma più per un amatore
che non ha ambizioni di classifica, non per altro, ma perché è una scarpa abbastanza ingombrante e protettiva. Secondo me gli atleti di alto livello useranno Montblanc o simili, perché comunque sono un po' più sprint. Per il resto secondo me vanno bene per tutti. Per assurdo è un'ottima scarpa anche per andare a far camminate in montagna e girare per le città. Se non dovessimo riuscire a vederci a Livigno, te le presto quando andrai ad Amsterdam. Spero di andarci, ma se non ci vediamo a Livigno non ci vediamo neanche per Amsterdam, perché dovrei partire prima, quindi mi sa di no. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.